Un proverbio cinese dice: l'enorme quercia nasce da un piccolo seme. La grande torre comincia da un mucchio di terra. Un viaggio di mille leghe comincia con il primo passo. Trieste. Nasce il nuovo sindacato della CGIL, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza. La nuova federazione nasce quando la CGIL compie 100 anni di vita. La federazione ha radici ben piantate nella storia del movimento operaio. Dalle lotte contro l'analfabetismo alle 150 ore, dai milioni di persone condotte a scuola all'università aperta a tutti, dalla conquista del diritto alla formazione per tutta la vita al rafforzamento della ricerca come motore dello sviluppo. Queste lotte si sono sempre accompagnate a esperienze concrete. Come alla fine dell'Ottocento, quando le camere del lavoro, per prima quella di Nescemi, in Sicilia, organizzano la domenica mattina la lettura in piazza del giornale, per far conoscere i fatti ma anche alfabetizzare i braccianti. Nel corteo di un primo maggio degli anni 50 in Umbria, su un trattore, è issato un cartello che urla: esigiamo la scuola gratuita. Nei primi anni del dopoguerra, Di Vittorio pensa che partecipare al sindacato autonomo ed unitario della scuola sia meglio che costruire un sindacato della CGIL. C'era in lui la convinzione che insegnare non fosse assimilabile al lavoro in fabbrica o nei campi. E c'era anche la preoccupazione di non provocare nuove scissioni nel movimento sindacale, dopo quelle appena consumate con la nascita della CISL e della UIL. Sono anni duri quelli dalla fine della guerra agli anni 50. Occorre ricostruire il paese, riparare i danni. Poco lavoro, analfabetismo diffuso, scuola destinata a pochi, a pochissimi l'università. Un'economia prevalentemente agricola. Celebriamo l'altissima funzione del lavoro, unica fonte di benessere e di civiltà, e rivendichiamo per tutti i lavoratori, manuale e intellettuali, il diritto a un più giusto livello di vita, a una più elevata condizione sociale e umana, sino all'emancipazione totale del lavoro da ogni forma di sfruttamento e di servaggio. Il lavoro. Nel 1962 il Parlamento approva la legge che istituisce la nuova scuola media unica. L'obbligo scolastico viene portato a 8 anni. È una delle riforme del primo centro-sinistra che poco dopo esaurirà la spinta innovatrice. Ma è anche il frutto di un vasto movimento per la riforma della scuola. Negli stessi anni cambia radicalmente il volto dell'Italia. Riprende l'economia. Milioni di lavoratori lasciano le campagne del sud per le industrie del nord. Si sviluppa un forte movimento per la riforma dell'università. Partono le prime occupazioni. Riprendono le lotte operaie. Il culmine di questo movimento è negli anni tra il 68 e il 72. Lettera ad una professoressa e l'esperienza di Don Milani in quegli anni rappresentano testimonianze molto importanti. La scuola e l'università crescono rapidamente, si affacciano nuovi insegnanti, sono giovani, molte le donne, vengono dal sud, sempre precari. Questi nuovi professori mettono in crisi il sindacato autonomo, tanti si rivolgono alla CGIL, pensano sia naturale iscriversi ad un sindacato confederale dei lavoratori. La CGIL li accoglie con perplessità e difficoltà. 13-14 luglio 1967. Ad Ariccia, sede della scuola sindacale, la CGIL discute se fondare un proprio sindacato per organizzare i lavoratori della scuola, statale e privata, e della formazione professionale. È di Luciano Lama la relazione introduttiva. La discussione è accesa. La componente socialista vota contro, convinta che si debba continuare a stare nel sindacato autonomo. Il comitato centrale decide a maggioranza, cosa inusuale a quei tempi. Nasce la CGIL Scuola. L'anno dopo, il 1968, ha 3.500 iscritti. Nelle università la CGIL è presente con il SUNPU Federstatali, che rappresenta il personale tecnico ed amministrativo, mentre i docenti sono iscritti direttamente alla Confederazione. Nuove forme organizzative appaiono in alcune università.
Nel 1974 il SUNPU confluisce nella CGL Scuola. Le iscrizioni si aprono anche ai docenti universitari. Negli stessi anni 60 i primi passi nel settore della ricerca. Si formano i primi nuclei sindacali, che potremmo definire aziendali. Nel CNR, il più grande ente di ricerca italiano, nasce il CIR-CGL. Due gli obiettivi di fondo: la lotta al precariato e la riforma della ricerca pubblica non universitaria, tema allora assente nel dibattito politico. Nel 75 la legge 70 colloca gli enti di ricerca nel cosiddetto parastato. Nasce il Sindacato Nazionale Ricerca. Proprio nel parastato si avvia il metodo della contrattazione, poi esteso a tutti i settori pubblici. I primi accordi si limitano agli aumenti di salario. Intanto il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge. È il governo, in pratica, a gestirlo attraverso un'attenta politica corporativa. All'inizio degli anni 70 si sviluppa un forte movimento che cambia il volto dell'Italia, delle istituzioni, della società civile. Un movimento di milioni di operai, studenti, lavoratori, ma anche di sindacati, partiti di sinistra, di gruppi ed associazioni. Si realizzano importanti conquiste. Lo statuto dei lavoratori nel settore privato, i decreti delegati della scuola, le vertenze confederali sulle pensioni, per la casa, lo sviluppo economico, l'università. Sono anche gli anni del referendum sul divorzio, dei movimenti delle donne.